questi pazzi delinquenti hanno anche, insomma, distrutto i simboli di Roma, Piazza di Spagna. Facciamo vedere com'è ridotta la fontana. Oggi... Raccontaci che cos'è, cosa vale questa immagine per l'Italia, di Piazza di Spagna a Roma, è una grande idea, un pochino scempiata, è l'idea di una fontana che appare come una barca semisommersa, quindi in qualche modo naufragata, ed è un'idea di Pietro Bellini, padre di San Lorenzo, che è il grande scultore barocco, che nello zampillare emana come da dei seni, vedi, l'acqua, con un'invenzione straordinaria di teatro messo sotto Trinità dei Monti, quindi c'è questa scalinata formidabile e finisce con questa barca semisommersa, che richiama tra l'altro un'altra cosa berliniana, che è la piazza Navona, che ha al centro la fontana di Bernini, e che era stata pensata per la naumachia, cioè si riempiva chiudendola ai lati e correvano delle barche, più o meno, quindi l'idea ritorna a distanza di anni. Questo è il dettaglio del punto lesionato, che sarà opportuno che il governo olandese ripaghi, anche se il danno non è grave. Quindi il danno non è grave, ma questa gente che arriva per distruggere indica qualcosa di più inquietante che il puro vandalismo, che non è vandalismo, è incoscienza, è ignoranza, è incapacità di comprendere. E credo che questo segnali una cosa più grave di tutto, e che forse nessuno che qua è con noi questa sera avverte con una coscienza piena, e neanch'io. Cioè, ci sono dei momenti in cui le civiltà finiscono. Finisce l'impero romano d'Occidente, l'impero romano d'Oriente, finisce il Medioevo, finisce Venezia e comincia... Le persone che sono lì a metà strada fra il 1452 e il 54 non se ne accorgono, occorre la distanza del tempo. Noi siamo in piena decadenza, siamo una civiltà finita che non ha un'economia che funziona, che non è in grado di resistere a quelli che vengono a colpirci nella ragione fondamentale della nostra fede, a quelli che arrivano per una cosa idiota come il tifo calcistico e distruggono, e non abbiamo possibilità di reazione, perché se non riesci a impedire non solo ai disperati migranti di venire in Italia, ma neanche ai terroristi, come puoi impedire che uno la mattina si alzi, come ti alzi tu a Roma e vai a Varese, uno si alza ad Amsterdam e viene qui, vestito come te, poi improvvisamente diventa come il dottor Jekyll, è preso da un coglione che corre dietro una palla, invece che da una nobile cosa come l'amore per una donna, da un delirio forsennato ed esaltante, comincia a rompere tutto. Certo, è un segnale di una mancanza di proporzione dei sentimenti, delle passioni, della coscienza. La distruzione di questa cosa non è la distruzione. Guarda, torniamo indietro, la prima immagine è ancora più terribile, perché non è un danno. È una violenza, la prima immagine è una... L'hanno usata come un letamaio, l'hanno usata come una discarica, hanno messo i loro palloncini di merda, le loro bottiglie di plastica, di Coca-Cola, per buttarle di dentro come se non fosse la meraviglia che è. Perché non la vedono, sono ciechi, sono morti, sono fantasmi che distruggono perché non sanno quello che è questa cosa. Ora, questo è ancora più triste, perché se lo facessero sapendo quello che fanno sarebbero dei vandali. Non sono neanche dei vandali, sono dei bambini cresciuti male, con il tifo che è l'unica espressione di passione che hanno, e che è quello che avviene quando negli stadi capitano i pasticci che capitano. Per questo abbiamo cominciato questa puntata sulla guerra con un esempio di guerra che non è una guerra cosciente, è la guerra dell'ignoranza contro la bellezza. E allora, partendo di qua e da questo orrore, anche nei dettagli, i sacchetti di plastica, cioè tu una cosa così bella, un ostacolo dell'arte come questo lo riduci in questo modo sporcandolo. Certo che poi non sarà un gran danno, Carlo, l'ho detto che mi diceva, non c'è stato il vandalismo violento come quando quell'altro inconsapevole si è fatto in Piazza Navona e ha rotto un elemento della fontana di Bellini. Poi si è riparato, si possono riparare, non sono danni irreparabili, ma è irreparabile il danno della nostra coscienza, della mancanza di consapevolezza della storia, della bellezza e della civiltà italiana, che un tempo a chi veniva dall'Olanda faceva pensare a qualcosa che era ancora più grande di loro. Oggi gli olandesi hanno una civiltà certamente importante, di cui sono inconsapevoli come della nostra. Questi ragazzotti fanno pietà perché sono morti e credono di essere vivi. E il secondo quadro che noi abbiamo previsto è invece l'emblema. È un quadro emblematico che tra l'altro io porterò nell'ambito dell'Expo. Guernica non si può spostare, ma abbiamo trovato il cartone della sesta dimensione fatto da Picasso nel 1955. E che ci sarà l'Expo? Arriverà all'Expo in settembre. Perché è il cartone per l'arazzo dell'ONU. L'arazzo dell'ONU, che è un luogo dove tante cose capitano che riguardano la guerra, è stato spostato per evitare che si veda quello che qui vuole rappresentare Picasso. Quindi è un simbolo, ed è un simbolo di speranza e di lotta contro il male, che però ha una sua ambiguità formale, che è quella, per esempio, in cui tu vedi appunto questo urlo, ricorda un po', se pensiamo alle cose più remote, il trionfo della morte di Palermo o
il compianto di Cristo morto di Niccolò dell'Arca, che ogni tanto facciamo vedere per quella ragazza, quella donna che alza le mani al cielo. E l'idea è che stia arrivando un gruppo, qui lo dice poi in maniera molto precisa, sono aerei fascisti dell'aviazione legionaria fascista d'Italia, che arrivano, la legione Condor, corpo volontario composto da elementi della tedesca Luftwaffe, a bombardare la città di Guernica, che io ho visitato. E il bombardamento è mostrato in questo modo, così il cubismo da cui lui è partito è la lacerazione di questi corpi del cavallo che viene appunto dal trionfo della morte. È un cartellone, un po' il mio maestro Francesco Arcangeli ce lo faceva vedere come qualcosa in cui il dramma è più recitato che reale. E allora ho pensato che se questo è vero, nonostante l'idea fondamentale di Picasso di eliminare il colore, l'opera è così, non è una vecchia riproduzione, è in bianco e nero perché è un mondo senza la luce, senza la bellezza, è il mondo della morte, è il bianco e nero di una tempesta, ogni volta che capita un'alluvione o qualcosa, tu vedi il mondo grigio, in bianco e nero, non a colore. E questa è l'idea fondamentale. La composizione certamente è un po' legata a degli effetti speciali, la spada spezzata, la testa tagliata, il toro di una tauromachia, che è un altro elemento di violenza tipico del mondo spagnolo. Allora ho pensato, non ho pensato immediatamente di portare anche l'immagine del trionfo della morte, ma di portare invece un altro capolavoro altrettanto drammatico, ma in fondo più intenso, credo, che è la guerra di Henri Rousseau, il doganiere, amatissimo artista, detto appunto il doganiere, che rappresenta, ecco vedi, qui c'è l'idea di un mondo che potrebbe avere quelle belle nuvole rosa e viola, il cielo azzurro, paesaggio, potrebbe essere un paradiso. E invece arriva un cavallaccio guidato da una selvaggia vestita di bianco che è la guerra, che ha come unico compito di travolgere i corpi di quelli che sono sotto di lei. E la morte di quelli, con questa disperata che urla, è un quadro di più piccole dimensioni, della fine dell'Ottocento, quindi anticipa di una trentina, quarantina d'anni quello di... Però ha più verità profonda, perché questa umanità che vedi qua sotto, con questi corpi spezzati, fa sentire quello che vediamo in televisione con l'altra orripilante violenza di questi ammazzamenti, di queste teste tagliate, di questi corpi che vengono portati come fossero animali al luogo del supplizio e poi uccisi davanti al mare. Ebbene, qui c'è già questa emozione tragica che indica Henri Rousseau. Quindi dei due dipinti, io dovendo rappresentare il simbolo della guerra, della violenza, del male, nella desolazione di fronte a un paesaggio come quel mare dove sono morti i 21 copti l'altro giorno, che è un mare di bellezza, un mare di immagine, una natura che è amica, diventa invece il luogo dove accade la cosa più terribile, che è la morte. E tu hai voluto aggiungere ai due quadri della guerra il quadro del martirio. Sì, perché? Per due ragioni. Vediamoli se possibile. Ho pensato che uno dei simboli del martirio cristiano è quello di uno che vince il male, che è San Sebastiano. San Sebastiano viene ferito dalle frecce. Da un certo punto di vista ha un elemento quasi di compiacimento, per cui è stato accostato al mondo gay, perché riceve le frecce e non soffre, anzi ne gode. Dall'altra parte però la sua immagine, come quella di Apollo, è di un corpo che mantiene l'integrità fisica e quindi vince contro il male. Le frecce lo colpiscono, ma lui è come se fosse invulnerabile. E quindi vedi che questa immagine è un'immagine di bellezza, di danza. Questo autore meraviglioso, che è Rimpatta, è stato fino a qualche giorno fa il dipinto forse più insolito di una grande mostra che abbiamo realizzato a Miradolo, al castello di Miradolo, che continua fino all'8 marzo. Una mostra da vedere, piena di Santi Sebastiani, ma in fondo nessuno era apollineo e insieme come se fosse lontano dal male che lo colpisce, che lui in qualche modo esorcizza perché riesce a vincere il male. Allora ho voluto, essendo il pittore Antonio Rimpatta, un raro pittore bolognese, portarlo perché oggi lo si vede dalla mostra di Miradolo alla mostra della Cinabue a Morandi che abbiamo appena aperto, ed è, l'ho voluto mettere, nonostante che sia un autore, quest'opera stava a San Michele in Bosco, quindi è perfettamente bolognese, è perfettamente necessaria per quella mostra, a fianco del capolavoro che cambia il mondo, che è quello di Raffaello, che vediamo subito dopo. Quindi cambia il mondo, cambia il mondo, tu guarda com'è questa cosa, guarda, è lo stesso anno, li ho voluti insieme, che 1514-1515 è la data del Rimpatta, che sembra una statua, in qualche modo è meraviglioso perché sembra appunto un Apollo, ma è un'idea astratta, e questo è finalmente la vita. Sono quattro santi che stanno dialogando. La musica terrestre, la musica degli uomini, sta a terra con gli inerti che non mandano suono, e lei manda il suo organetto, lo butta via, perché la musica profonda è una musica interiore. Lei sente, là in alto non c'è Dio, ma sente Dio attraverso la voce degli angeli, che non sono strumenti musicali, ma come Apollo rispetto a Marsia,
la voce va oltre la forza degli strumenti. Gli strumenti non suonano, ma lei sente la musica celeste ed io rispetto alla musica degli uomini. E guarda com'è il pensiero di San Paolo, e guarda la figura di San Giovanni dietro, e guarda la Maddalena che è una donna che ti viene incontro, la verità, la vita. Quando di fronte a quest'opera di vita, che è la pittura più forte della vita, che riesce a realizzare attraverso i sentimenti, attraverso le emozioni, Raffaello, Francesco Francia, che è un pittore un po' come Rimpatta, la vede, perché Raffaello gli ha dato il compito di sistemarla se si fosse ammaccata nel viaggio, la guarda, si rende conto che lui è nulla, non è affatto un collega, e dopo essere stato davanti ai suoi allievi, di fronte a questo capolavoro perfetto, si mette a letto e muore. L'effetto di quest'opera è stato che è morto perché si sentiva inadeguato. Ora, se torniamo un secondo a San Sebastiano, abbiamo poco tempo, secondo, che sono lunghissimi. Vedi, rispetto a questa vita che è quella che il Vasari dice avere quest'opera, che è il centro della grande mostra della Cimabue Morandi a Palazzo Fava, non si può perdere. E chi non la vede, pesca. Basta, basta! Ci abbiamo Roberto. No, Colombo. Bravissimo! Colombo. Vedete un po' chi è? Un signore del Made in Italy. Grazie Vittorio Sgarbi. Saluta la trama di un